Il primo passo è stato fatto, adesso è il secondo. Mazzieri ha deciso che il lanciatore partente della nazionale italiana contro la Repubblica Dominicana è Thiago da Silva. Come ti senti? Io mi sento benissimo, anzi non vedevo l'ora che arrivasse questo momento e cercherò di approfittare il massimo possibile aiutando questa squadra italiana. Senti Thiago, noi lo sappiamo, ma magari chi non conosce il baseball non lo sa e prova a spiegarcelo tu. Perché Mazzieri ha scelto te contro la Dominicana? Questa domanda sicuramente la devi chiedere a lui. Però io di sicuro cercherò di dare il massimo e con tutti i lanci che ho e cercheremo di portare a casa questa vittoria che è importantissima per l'Italia. Vabbè, lo dico io, probabilmente perché i tuoi effetti ai dominicani danno un po' fastidio. Loro magari battono bene la palla veloce e dritta, tu con gli effetti potresti metterli in difficoltà. Esattamente, è quello lo schema, insomma. Ieri punto, interbase dei Los Angeles Dodgers, secondo base dei Los Angeles Dodgers, nonché campione del mondo con i Cardinals nel 2011, mi ha detto in aereo. Se giochiamo contro la Repubblica Dominicana, perché non sapevamo ancora chi sarebbe arrivato primo nel girone di là, vinciamo sicuro. Noi siamo convinti, assolutamente, non solo punto ma tutta la squadra. Abbiamo una squadra da sogno, abbiamo una squadra fortissima che sicuramente negli ultimi tempi non c'era una squadra del genere. E puntiamo tutto, assolutamente. Bisogna approfittare questi momenti qua quando stiamo andando bene. Gli esperti di baseball sui blog italiani, ma anche sul sito della federazione, per esempio l'ha detto stampa della federazione Riccardo Schiroli, ha detto questa è la squadra, è l'Italia più forte che si sia mai vista nella storia. Anch'io penso così, sicuramente. Stiamo giocando benissimo, tutto sta andando per bene, i giocatori sono fortissimi, l'energia che c'è dentro gli spogliatoi fra i giocatori, fra i Major League o quello che militano nei campionati italiani in IBL. Sono buonissima, quindi l'energia sta andando verso San Francisco sicuro. Con un gruppo così unito e con le idee così chiare non si può che stupire. Insomma, un po' avete già stupito battendo Messico e Canada, però così vuol dire fare, come dire, lo scherzetto a tutto il mondo. Certo, non aspettavano una Italia che passava il turno, assolutamente. Però noi dentro di noi siamo convinti che ce la possiamo fare, giocare da pari con tutti. Poi lì ci saranno dei momenti durante la partita che andrà bene per noi o andrà male per noi, però lì bisogna approfittare quei momenti lì.